Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Vi dà il benvenuto Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Sarà una gara spettacolare, almeno penso questo, Lele. Assistere a queste partite direttamente dalla cabina di commento è un privilegio per chi come noi ha fatto di questo sport una ragione di vita oltre che un lavoro, una goduria vera. Ecco la formazione titolare con cui partono i padroni di casa. Sembra vogliano partire col 5-2-3, è un modulo abbastanza insolito. Sono curioso di vederlo applicato, Pier. Nemmeno io sono così tanto sicuro che questo sarà il loro assetto. Voglio capire appena si sistemano in campo, perché potrebbero utilizzarlo in partenza per capire eventualmente come modificarlo durante la gara. Mi sembra strano che usino due soli centrocampisti di ruolo. Vedo più probabile che alzino o abbassino gli esterni nella transizione offensiva o in fase di ripiegamento. Ecco la formazione con cui scendono in campo gli ospiti. Tra i pali c'è Svilar. Per la difesa il tecnico ha scelto di schierare Angeligno con Gianluca Mancini al centro. Dybala insieme al Shaarawy largo sulla fascia e un solo attaccante di ruolo che verrà supportato presumibilmente dagli inserimenti dei centrocampisti. Francesco Totti resta il simbolo della Roma, della romanità, capitano di mille battaglie, capace di trascinare questa squadra fino allo scudetto del 2001, di rimanere sempre fedele a questi colori nella buona e nella cattiva sorte. Non era facile sostituire un giocatore come lui, icona dentro e fuori dal campo. La squadra è ancora in cerca della continuità e ci vuole pazienza, merce rara nel passato giallorosso. Si comincia. Ottima lettura difensiva. Taglia verso l'interno. Occhio da lì. Che tuffo del portiere. Al corner, spazza via il pallone. La squadra avversaria riconquista il pallone. Pallone non è uscito e non era facile. El Shaarawy. Çelik. Guadagna metri verso l'area. Dybala! Ci mette il corpo, intervento decisivo. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. C'è la ribattuta. Fallo, calcio di punizione, zolla pericolosa. Traversa, pallone che torna in campo. Il portiere ritrova la palla dopo la conclusione di prima, respinta dai legni e può tirare un sospiro di sollievo. La dia bendata ha dato una mano all'estremo difensore, sembrava fuori causa su quel tiro. Hanno avuto l'occasione per mettere la freccia e passare a condurre. Il palo ha negato loro la gioia del gol.
avanza a caccia del varco giusto. Pellegrini può portarsi in vantaggio. Conclusione potente che è finita però sul fondo. Se si vuole far gol da lì, prima cosa è inquadrare la porta. Può andare lungo sull'out a campo libero. Buono il pallone recuperato. C'è spazio per la ripartenza. La verticalizzazione, grande chiusura difensiva. C'è il fischio, nessun dubbio, fallo e dunque punizione. Occhio al traversone al centro. 1-0 e adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. La regia ci ripropone qui il gol. Un pallone messo in mezzo davvero troppo invitante. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Tempo. Si inserisce bene e recupera. Brian Cristante. El Shaarawy. Ancora El Shaarawy. Cerca di imbucare. Faraone El Shaarawy. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Partono in contropiede. Azione che può diventare pericolosa. Recupera palla, intercettando bene il pallone. El Shaarawy. El Shaarawy. Faraone El Shaarawy. Una grandissima parata questa. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. C'è il tocco corto. Taglia in mezzo. Cristante. Ancora il Shaarawy. Possono trovare il gol del pari, attenzione. E c'è il gol, il pareggio della Roma. Un gol che sottolinea la cifra tecnica di questa squadra. Hanno fatto girare palla con una velocità e un'intensità tali da eludere qualsiasi intervento avversario. E poi hanno depositato la palla in rete.
siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Kult. Ottimo intervento in copertura. C'è campo per andare, attenzione. Ha scelto le maniere forti, attenzione, può arrivare il rosso. È stato costretto al fallo qui, si prende il rosso per chiara occasione da rete. Se ne stava andando verso la porta, era una chiara occasione da gol. La decisione è corretta, direi. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Partita ancora apertissima. Le squadre sono a caccia del gol che potrebbe cambiare la storia del match. Sono spinte dal tifo incessante dei propri tifosi. È proprio una scarica di adrenalina per i giocatori in campo in questi minuti finali. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Si salta il portiere, il risultato che resta di parità nonostante un grande brivido. Devono ringraziarlo per essere ancora in partita. Un gol adesso avrebbe chiuso molto probabilmente i giochi. La mette in area. Finisce qui l'azione d'attacco. Leandro Paredes. Pellegrini sceglie la corsia centrale. Parole a Sarà.